Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale. Oggi siamo qui nel consueto appuntamento settimanale del Top National Team. Quest'oggi vi porto il Top National Team Marocco, che non è per nulla cattiva come squadra, con due tots, tre if e poi due argento e tre oro rari e addirittura un Aimotm Fahir, un attacco veramente skillato con Bufal con 4 stelle piede debole e 5 skill, Amrabat 4-4 e Fahir 4-4, quindi un attacco veramente molto molto tecnico e veloce, soprattutto buggato grazie a Amrabat, Cicicocò e 3 civette sul Comò. E poi a centrocampo abbiamo Ziyech, Tots, El Kadouri, Tots del Feyenoord e Kadouri del Napoli davanti alla difesa, con Lazar, l'ex Palermo, che quest'anno era al Newcastle, terzino sinistro, poi Benatia, difensore della Juve, If, e poi abbiamo, non mi ricordo bene, Feddal del Betis, If, e Dirar, If del Monaco, e in porta abbiamo un portiere che gioca in Serie B spagnola, quindi non è molto competitivo il portiere, ecco, bisogna cercare di non far tirare il più possibile gli avversari. Questa è la squadra, non è secondo me per nulla male e possiamo partire. Vediamo la squadra del nostro primo avversario, che ci presenta una bronzina abbastanza scarsa, con un kebabaro anche in porta. Mamma mia, che babaro in porta. Poi abbiamo la fascia sinistra del Darmstadt. Davanti abbiamo Sterling e Sinclair. Siamo attenti a loro due. FC in Moestep contro FC Country Night, ovvero Top National Team Marocco. Ecco, si è detto a uscire Benatia If. Benatia If, meraviglioso, grande intervento. Palla rimane lì. Lazar. Chiamato l'uscita, palla che rimane lì, clamoroso, ci salviamo, attenzione, ancora, mamma mia, il rinvio del portiere della Serie B spagnola, Amrabat, bella giocata, grande giocata anche di Fahir Motma, Amrabat, miracolo su Amrabat, ci si coccola e tricivette sul Comò. Sventa la minaccia. Contrasto riuscito, palla che rotola via. Ci sono metri a disposizione. Palla sotto, meravigliosa, Bufal! Il piazzato di Bufal! Il vantaggio del Marocco! Bufal! Che gol! Che gol di Bufal! Adattato a attaccante. Meraviglioso. Bella palla qua di Ziyech, Tots, poteva fare meglio il kebabaro, poteva fare meglio il kebabaro qui, diciamo che se l'è buttata in porta da solo. Bella giocata di Fahir Motm, che se ne può andare, aumenta il passo, ancora Fahir Motm, meraviglioso Fahir Motm, fino a fondo Fahir Motm, miracolo! Amrabat sopra, bella palla per Bufal, Bufal se ne può andare, poi sopra di là. Ancora per Amrabat, prova lui! Deviato. La parata impresa da parte del portiere. Buono il recupero, possono ricominciare. Fahir! Tiro che finisce alto, sembrava in porta. Fahir, peccato. Palla dentro per Amrabat. Grande calcio Amrabat. Amrabat con il chip, ma Amrabat! È sempre lui! Amrabat ci cicca e le tre ci mette sul Comò. 2-0 Marocco al 35 e mezzo. Eccoli come se la ride, le tre civette con il cipom, meraviglioso il raddoppio del Marocco. Entrambi gli attaccanti hanno segnato un gol. Amrabat, Cici, Cocco e le tre civette sul Comò raddoppiano con questo spettacolare cipom. Che meraviglia, che calcio. Wow! La Sabongia! Munir ci salva, palla messa dentro, attenzione! Salviamo.
Sterling. E il pallone se ne va via. Che palla, Amrabat, la mandatura, Amrabat, la poggia fuori. Fahir! Fuori Fahir e Matma. El Kadouri. Kadouri, palla per Buffal, Buffal può andare Buffal, lo fa Buffal bene, Buffal messa dentro, Amrabat! Fuori! What the hell? Una buona opportunità. Palla messa dentro, attenzione! Fahir! Ah, Motma 3-0. 3-0 al 77esimo. Quello del portiere. Fahir ai Motma, la piazza e la chiude. 3-0. Finisce malissimo come in questa circostanza. Tantissima occasione. E se proprio lui lascia il posto al baby prodigio del Milan, che adesso quest'anno l'ha ceduto proprio al Zulte Varken, se non mi sbaglio. Il baby Patricio Mastur è entrato adesso al posto di Fahir Aimotma. L'avversario è fermo. Sì. Buffal. Amrabat appoggia fuori, attenzione. Attenzione! E la rete! Attenzione! La rete! Ci sono bastati pochi minuti. Che gol di Mastur, entra e segna all'85esimo. Mastur argento raro, sigla il poker del Marocco, implosa la squadra avversaria nel finale. Che errore, Amrabat! Traversa, non ci credo. Pallone ancora in gioco. Tocco intelligente. El Kadouri! El Kadouri! Giro del Feyenoord, manita 5-0, scala reale, fantastica. Semplicemente fantastici oggi. Ancora Mounier, si butta dentro. Prova ad andarsene lui, Mounier. Prova a calciare, gol di Mounier! Un gol fantastico! Semplicemente pazzesco! Set gioco 6-0 Marocco! A segno anche il portiere Mounir! Rispetto alla squadra avversaria. Pazzesco Mounir! Umiliando gli avversari con questo 6-0 pesantissimo. Grande palla e risponde così Mounir a Sterling. Ben indirizzato, portiere però sicuro. Da Pierluigi mi sembra molto attento, reattivo, spettacolare questa risposta. Sta dentro, palla che scuscia, Mounir finisce qui. E l'arbitro dice che finisce la prima partita 6-0. Set gioco del Marocco. Grande prestazione per noi. Vediamo il nostro secondo avversario di questo Top National Team Marocco, che ci affronta con un Top National, incredibilmente, Camerun. Mamma mia, guardate qua, che bella squadra che si è fatto questo. Diciamo che la difesa la poteva fare sicuramente meglio. Centrocampo scarso, bisogna stare attenti davanti con quei tre buggati. Soprattutto quell'argento camerunense, non so chi sia. E poi Abubakar, Big Dick, Togs, Celeste di davanti. Vediamo come scende. Caffè, detto tutto tu. Guadagna metri verso l'area. Bella palla subito dentro. Fahir! Se lo mangia Fahir! Hai Motma! Top National Team Marocco che passa in vantaggio sul Camerun. Bella azione qua. Fortunato anche qui Fahir e Motma. Ma giusto così. Mukandio, occhio, dovrebbe essere fuori gioco. L'arbitro invece di vicino. Mukango. Se lo mangia. Grande intervento del nostro portiere. El Kadouri. Occhio, cerca l'area di rigore. Che bella palla. Ziyech. Un gol semplicemente pazzesco. Il raddoppio del Top National Team Marocco. Credo con Ziyech Toc, il bomber, il leader di questa nazionale. 2-0 Ziyech Toc al quarto d'ora. Mamma, quante skill fa inutili il nostro avversario. Amrabat, Buffal, grande suola, palla di là. Amrabat. E invece no, è l'Amadi, il giocatore del Feyenoord.
3-0, Helamari. Un vantaggio che a questo punto sta diventando. Tante skill per il nostro avversario, non ne facciamo una. Semplice, semplice. Suola e poi palla Helamari che chiude. Sembrava Amrabat 5 gol e te ci mette sul comò, invece no. Era Helamari. 3-0, top national team Marocco sul Camerun. Troppo indietro gliel'ho data. Che giocata, Buffal! E il portiere si salva. Che giocata che ha fatto Buffal, signori. Che giocata. No, Buffal. Peccato la mossa dell'uncino. Ambraba dentro, Buffal, Buffal, Buffal. Buffal fortunato, Buffal fuori. Non ci credo. Si è mangiato un gol pazzesco qui Buffal. Pazzesco. Helamari. Buono il colpo col tacco. Occhio al suo movimento. Continua il tiki taka. Che palla! Amrabat è passato. Si salva il Camerun. Che palla di Ziyech-Tots. Sono il baricentro, va. Amrabat out. Rage quit dell'avversario. Rage quit dell'avversario. E quindi il top national team Marocco si aggiudica la seconda partita consecutiva grazie a un rage quit prima addirittura del 90esimo, di poco, quasi all'83esimo. Quindi signori, io vi ringrazio, vi invito a lasciare un like, a condividere il video, a iscrivervi al canale se non avete ancora fatto. E noi ci vediamo al prossimo Top National. Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, signori.